Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale, io sono Alex e in questo video andrò a riprovare Automobilista 2 dopo tanti mesi che non lo prendo in mano. Sono andato a scegliere tre macchine di categorie completamente diverse, ho provato la Mini John Cooper Works da gara, quindi la Challenge, sono andato a provare la McLaren 720S GT3 e poi l'ultimissima la Formula 1 Ultimate 2, quindi le ultime Formula 1 che sono uscite quest'anno, per vedere le differenze di force feedback, per vedere le differenze di guidabilità e trazione tra una macchina e l'altra. Ovviamente la McLaren e la Formula 1 sono tutte e due trazione posteriore, ma la Mini John Cooper Works è trazione anteriore, quindi completamente diverso l'approccio che si ha con il simulatore. Allora, sono andato a provare questo gioco dopo tanti mesi proprio per vedere se era cambiato qualcosa, perché qualche mese fa mi era rimasto un pochettino l'amaro in bocca per certe situazioni di fisica, per vedere se queste sensazioni sono state migliorate con il corso degli aggiornamenti nel tempo. Allora, devo dire che a livello di grafica questo gioco è sempre stato uno dei migliori in circolazione, forse il migliore quanto riguarda l'effettistica e i particellari, forse solo a sottocorsa competizione per alcune cose è migliore, ma comunque a livello grafico rimane sempre uno dei migliori in assoluto. L'ho giocato in triplo screen, l'ultima volta l'avevo giocato in versione VR, proprio per vedere se graficamente era migliorato tanto. Come sappiamo, in versione VR la qualità grafica non è paragonabile a un triplo screen o un 4K comunque a schermo, quindi graficamente l'ho visto molto molto bello. Ci sono anche degli effetti di calore che ho visto che l'ultima volta non avevo notato, quindi magari hanno implementato anche quelli. A livello di suono, le macchine sono fatte e sono riprodotte veramente in maniera maniacale e si sente benissimo il suono delle macchine da una macchina all'altra, sembra di essere veramente dentro la macchina per quanto riguarda proprio la corposità del suono. Ma arriviamo alla nota un pochettino più dolente, è la fisica delle auto. Mi aspettavo veramente di trovare una rivoluzione, anche perché hanno fatto tantissimi aggiornamenti in questo gioco, e devo dire che a livello di fisica è migliorata anche tanto, ma c'è sempre quella sensazione che ho sempre riscontrato sin dal primo giorno, riguarda quando noi mettiamo la macchina dentro a una curva, quindi freniamo e buttiamo dentro la macchina in curva, si ha sempre quella sensazione di ondeggiamento che avevo anche riscontrato in fase di recensione. Quindi la macchina è come se quando si frena e si butta dentro in curva perdesse un pochettino di fisica, non si sente tanto il peso della macchina che ci porta ad andare verso l'esterno, quindi riusciamo praticamente quasi sempre a mettere la macchina dentro la curva anche se andiamo a velocità notevoli. Cosa che ho riscontrato già dall'inizio e che ho riscontrato di nuovo oggi, sono andato molto molto forte in rettilineo, ho frenato, buttato dentro la macchina anche un po' di più rispetto a quello che poteva tenere magari in realtà una macchina o comunque in un altro simulatore. Invece la macchina si è immessa dentro la curva senza nessun tipo di problema, ha fatto un pochettino di ondeggiamento come se ci fosse un perno che tiene la macchina, e questa cosa qua mi ha fatto un pochettino storcere il naso, perché era la cosa che avevo meno apprezzato di questo gioco. Nonostante tutti gli aggiornamenti, comunque continua a esserci questa sensazione di fisica all'ingresso curva che manca. Magari è una mia sensazione, magari è il mio modo di guidare, ma l'ho riscontrato solo in questo gioco. Giochi come Assetto Corsa Competizione, alla stessa velocità metto la stessa marcia, mi butto dentro in curva, magari la macchina tende ad andare un pochettino verso l'esterno e a sottosterzare leggermente di più. Qua l'ho provato con tre tipi di auto diverse e questa sensazione c'è in tutte e tre le auto, si nota veramente la differenza tra una trazione anteriore e una trazione posteriore. Infatti la Mini John Cooper Works, quando si accelera un po' in curva, tende a sottosterzare un po', ma proprio perché la trazione anteriore porta ad avere una linea più esterna. Thank you.
le altre due macchine, McLaren GT3 e Formula 1, ho avuto questa sensazione di inserimento troppo facilitato in curva. Cosa che ho riscontrato anche che provando la McLaren 720S GT3 di default ha il controllo di trazione a 10, quindi 10 su 10 e la macchina riesce a guidarla perfettamente. Se provi a mettere il controllo di trazione magari a 3, a 4, come si fa con altri simulatori come Assetto Corsa Competizione, che è proprio dedicato alle GT3, la macchina è veramente molto più complicata da guidare e non riesci tanto a tenerla in pista. Quindi per avere la stessa prestazione di Assetto Corsa Competizione bisogna mettere un traction control molto più elevato, quindi 8, 9 o addirittura 10, cosa che in Assetto Corsa Competizione si mette a 10 solo quando c'è proprio la pioggia e comunque in situazioni estreme di tenuta. Se si mette il controllo di trazione a 3 o 4 si fa veramente molta molta fatica a tenere la macchina in pista. In fase di uscita, quando si accelera tutto, la macchina tende veramente a sovrasterzare troppo e ci giriamo in maniera molto molto semplice. La Ferrari Formula 1, quindi la Formula 1 Ultimate 2, io ho messo la livrea della Ferrari scaricata, si guida molto molto bene anche quella, però anche qua ho la sensazione che la macchina sia un pochettino troppo leggera al volante. Non ho la sensazione che ho avuto magari con Assetto Corsa nelle mod, quelle con comprate, dove la Formula 1 è fatta veramente molto molto bene e senti molto di più alla guida rispetto ad Automobilista 2. Diciamo che il gioco promette bene, stanno migliorando tanto, lo stanno migliorando tutte le volte che lo prendo in mano, praticamente c'è un aggiornamento da fare, però comunque ancora questa cosa qua secondo me dovrebbero migliorarla tanto, perché comunque la fisica in curva è una delle cose che fa proprio la differenza tra un simulatore e l'altro. Assetto Corsa Competizione e anche lo stesso Race Room e lo stesso anche Air Factor 2 hanno una simulazione secondo me leggermente superiore per quanto riguarda proprio l'ingresso in curva e la sensazione di peso della macchina proprio alla guida. Allora ragazzi, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto questo mio provato di nuovo di Automobilista 2 e le sensazioni così a caldo che vi ho dato. Come sempre lasciate un commento qui sotto e anche un polliciotto in su se vi è piaciuto, attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto in rete un nuovo video e noi ci vediamo come sempre al prossimo video e alla prossima live. Ciao.